L'X5 fa della velocità e della facilità d'uso e della precisione i suoi punti di forza. È basato sulla tecnologia sperimentata dal 2005 con l'Ineos Blue e ulteriormente migliorata per offrire all'odontotecnico nel 2013 nuove possibilità di utilizzo per quanto riguarda la sua applicazione. L'Ineos X5, forte dei suoi 5 assi e del totale automatismo, permette di raggiungere velocità di utilizzo che prima d'ora erano impensabili e permette di raggiungere livelli di precisione compatibili con situazioni implantari multiple nel modello stesso. Come andremo a dimostrare, il field of view, quindi il campo di visivo, è stato allargato e questo permette di raggiungere delle velocità di scansione in, diciamo, elevate, che ci permettono di in 3 o 4 scatti di avere una visione del modello completa. Mentre per quanto riguarda il braccio robotizzato, dà l'opportunità di sfruttare i 5 assi e di raggiungere i livelli di dettagli che sono necessari oggigiorno nel laboratorio odontotecnico. Ovviamente combiniamo il pieno automatismo con una funzione semi-automatica, ovvero di indicare a software quelli che sono i punti dove vorremmo avere più dettagli per poi far sì che il braccio motorizzato vada direttamente su quei punti, si posizioni e aumenti quello che è il livello di immagine desiderato.